Vogliamo lavorare e basta. Io voglio lavorare dal 1950, siamo qua. È il grido disperato di un ambulante cosentino che improvvisamente ed inaspettatamente ha visto togliersi l'unica possibilità di sostentamento per lui e per la sua famiglia. Una bancarella dove da 50 anni, di generazione in generazione, il suo nucleo familiare rivende castagne. Un fulmine a ciel sereno, una catastrofe, così ha vissuto la comunicazione dei vigili che intimava di levare il banchetto posto all'incrocio dell'isola pedonale via Le Trieste. La reazione è stata quella di impugnare una tanica di benzina e minacciare di darsi fuoco per una ingiustizia subita e per la disperazione di un giovane uomo che deve adempiere al suo dovere di mantenere la compagna incinta. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco che con non poca fatica sono riusciti a far desistere l'ambulante a compiere l'insano gesto.